tu per Tiziano La Rocca, ma li leggi i libri? Ma io purtroppo ho avuto una disgrazia all'elementare, è morta la mia maestra, ero talmente affezionato che ho deciso di non studiare più poi. Senti Milo, però il libro di Tiziana... Sto scherzando, sono un altro... Naturalmente, il libro di Tiziana, come organizzare un evento di successo, ce lo portiamo sotto l'ombrellone quest'estate? Lo portiamo perché mi può essere utile per organizzare poi a mia volta un evento di successo. L'estate, la mondanità, si esce spesso? Ma guarda, io fino a ieri non uscivo molto perché ero... legato a una persona che non si è comportata bene nei miei confronti. Attenzione, quindi... stiamo lanciando uno scoop alle telecamere di Vippando. Sì, sì, non è proprio uno scoop perché ormai è su tutti i giornali da questa mattina. È su Canale 5, lo sanno tutti. Quindi tra te e Gwendalina è finito? Sì, tra me e Gwendalina è finita. È finito l'amore. Però arriva l'estate, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. Ma io non me lo pongo proprio questo problema, guarda. Chi ci rimette non sono di certo io. Senti Milo, st'estate dove andrai in vacanza? Sono un po' indeciso perché devo lavorare molto, sto girando un film, quindi non so, forse a settembre faremo delle vacanze. In bocca al lupo Milo e buona serata, che intanto ci abbandona per salutare la splendida Sandra Milo, che dopo sicuramente incontreremo. Per il momento gli amici di Vippando continuano a vedere chi c'è per Tiziana La Rocca. A più tardi. Ciao Vippando, grazie.